Il Signore sia con voi. E con il tuo Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appare chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito Gesù che dice a Nicodemo: Dio ha tanto amato. Quando noi facciamo i documenti fondamentali della nostra vita, documento della nascita, documento del battesimo, lì è specificato una cosa, che noi siamo figli o figlio o figlia di un papà e una mamma. Quindi questo ci ricorda, e dobbiamo sempre ricordarlo, che siamo figli di un amore, di un grande amore tra il papà e la mamma, che si amano tra di loro, ma nello stesso tempo, generandoci, amano anche noi. Il loro amore è reciproco, ma è anche altruista. Pensa a un altro che può nascere dal loro amore. E che nasce, è nato dal loro amore. Figlio di, figlio di. Ecco, il Vangelo ci riporta un passo del dialogo tra Gesù e Nicodemo, nel quale Gesù si rivela e ci dice che la sua nascita, la nascita della sua persona, è frutto dell'amore di Dio. Gesù come figlio di Dio viene dal cuore dell'amore del Padre. Come ogni figlio, Gesù è generato con amore dal Padre. Non solo è generato nella sua persona, è frutto dell'amore, ma anche nella sua missione della vita, missione di salvezza per Gesù. Dio ha tanto amato il mondo, cioè gli uomini del mondo, noi, da donare il Figlio per la nostra vita, la nostra salvezza, che crediamo in Lui. Ecco, San Giovanni ha scritto in una lettera con chiarezza: Dio è amore. Però ci chiediamo, ma in che senso è amore? Perché questa parola si presta a tante interpretazioni. È l'amore egoista, l'amore chiuso, l'amore che si ama? Cioè Dio amore vuol dire che Dio si ama? No, non è questo. Non è neanche un amore astratto, teorico. Dio è amore per noi. Cioè Dio ci ama. Questa è la traduzione della parola Dio è amore. Dio ama noi. E il suo amore si esprime addirittura nel dono del Figlio. Amare è quindi generare un figlio, certamente, ma è poi donare un figlio. Dio è amore perché è aperto a questo figlio di Dio che è Gesù, e è amore perché è donato questo figlio a tutti noi poi. Non è quindi l'amore di Dio un amore goduto o sfruttato per se stesso, è un amore donato e dato. Noi dobbiamo dire amare allora è donare, non è ricevere amore. Tante volte noi pensiamo che l'amore sia soltanto un ricevere, no? Amare è donare, così è l'amore di Dio. Giustamente accusava il marito una donna che diceva: tu non mi ami.
E perché? Hai le prove che non ti amo? Sì, diceva sta donna. Vedi, mi tratti come una badante, mi tratti come una serva. Perché? Dice il marito, ma non ho mai un dialogo con te, non posso mai mettermi a parlare. Non hai una parola gentile per me, non hai mai un complimento, mai mi dici un grazie, tantomeno mi fai un abbraccio, una carezza, un bacio, ancor meno una considerazione, una stima per quello che faccio e che sono, e neppure mi fai mai una volta un dono, un regalo, un fiore, una festa. E beh, insomma, aveva ragione sta donna di dire così, perché non vedeva la donazione in questo marito. Chi ama deve donare, amare e donare, deve uscire da se stesso, dal proprio io, per andare verso il tu, gli altri. Così è l'amore di Dio. L'amore di Dio è proiettato sul Figlio Gesù e l'amore di Dio è proiettato sugli uomini attraverso Gesù per la loro salvezza. Così dice Gesù, chi ama quindi deve donarsi tutto all'altro e deve donare tutto il bene che pensa e che opera all'altro. Gesù dice che in questo dono, in questo donare dell'amore sta tutta la verità dell'amore e la felicità dell'amore. Si ama veramente, si è felici veramente nell'amore quando questo amore è altruista, diciamo noi, è amore dell'altro, è dono all'altro, è, diciamo, donativo per l'altro. Così vedete un po' nel matrimonio, penso che anche questo discorso lo capiscono i bambini, perché quando ci si sposa il vero amore non è quello che dice tu sei mia moglie, tu sei mio marito, questo succede in comune, in civile, in chiesa si dice io sono tuo, non tu sei mia, io sono tuo, io sono tua, tuo sposo, tua sposa, perché non si usa la parola moglie e marito che vuol dire semplicemente dal latino maschio e femmina, sposo e sposa, stessa parola, stessa radice. Cosa vuol dire? Da dove deriva questa parola? Deriva da un verbo latino spondere, spondere, che vuol dire donarsi. Lo sposo è donato a una sposa, che si sposa e si dona allo sposo. Viva gli sposi, diciamo, via due persone che si donano l'un l'altro. E la parola, il verbo spondere, donarsi, donare, ti fa venire in mente voi bambini una cosa, è un esempio, spondere, sponde, spon di un fiume, si chiama le sponde di un fiume, sponde, risponde, le sponde di un fiume, si guardano l'un l'altro, non sono uguali. Quindi l'amore cos'è? Amarsi guardarsi negli occhi, ecco, però sono diverse, una a destra, una a sinistra, una è maschio, una è femmina, insomma. Ecco, quindi sono sponde che tengono il fiume, guai se si rompe una sponda, cosa succede? L'alluvione, come avete visto cosa è successo quando le sponde si sono rotte, basta che cede una sponda ed è un disastro. Quante famiglie oggi sono un disastro perché qualche sponda ha ceduto, quindi bisogna vedere che cosa, perché, come. Quindi, però l'importante è capire che le due sponde si guardano l'un l'altro, quindi amare, guardarsi negli occhi, ma è nello stesso tempo guardare nella stessa fiume, direzione, bravo, nella stessa direzione, vuol dire gli stessi progetti, ecco, facciamo una bella famiglia, facciamo una casa, facciamo un lavoro, facciamo un figlio, facciamo dei figli, ecco, avere la stessa, guardare nella stessa direzione, quindi le sponde si guardano l'un l'altro, ma guardano nella stessa direzione del fiume, spondere, donarsi l'un l'altro, e negli occhi guardarsi e guardarsi nella stessa direzione. E quando manca la stessa direzione, e quando non ci si guarda più negli occhi, e allora vuol dire che la sponda sta cedendo. Questo sposo e questa sposa non sono più donati l'un l'altro, non sono più aperti l'uno all'altro, eccetera. Quindi, ecco, quindi così
non dire mai tu sei mia, voce e verbo avere, io sono tuo, sono, voce e verbo essere, donarsi. E così il vero amore non dice tu sei per me, come si dice in comune, no? Tu sei per me marito, tu sei per me moglie, no. Io sono per te, io sposo, sono per te sposa, io sposa, sono per te sposa. E vedete come è diverso lo sposarsi in comune dallo sposarsi in chiesa. C'è sotto una filosofia da del verbo avere, che non è, qui del verbo essere, essere dono l'uno all'altro, reciprocamente, nello stesso cammino. È importante capire anche questo. Vedete cos'è il vero amore, che è l'amore di Dio. Un volontario in Africa ha detto di aver, mi ha scritto, ho letto questa testimonianza, di aver avuto la prova dell'esistenza di Dio e dell'amore di Dio. E dice, addirittura, in che cosa? Stava distribuendo i generi alimentari a quelle persone dell'Africa, lì, tanto in un villaggio africano, e non è che avevano tanta roba, però la fila era tanta, insomma. A un certo punto è arrivata una bambina, quella aveva il fratellino e la sorellina, fratellino più piccolo, e lui si era ridotto ad avere soltanto una banana. Gli ha data questa ragazzina di 9 anni. Cosa ha fatto sta bambina? Ha tolto la buccia, metà l'ha data al fratellino, l'altra metà alla sorellina. E cosa ha mangiato lei? La parte interna della buccia, pensa un po'. Io ho visto questa scena, sono rimasto. Qui c'è davvero Dio, c'è l'amore di Dio in questo. C'è ancora una gioventù, i nostri bambini sono ancora espressione, esprimono davvero l'esistenza di Dio, l'amore di Dio, Dio è amore, in questo modo. Questo ragionamento sull'amore Gesù l'ha basato anche, è basato anche sul progetto creaturale di Dio, che riguarda l'uomo come creatura che ama, che deve amare. La prima lettura ci ha ricordato il libro della Genesi, quando Dio ha creato l'uomo, ha infuso in lui l'anima spirituale, che doveva essere immagine e somiglianza di Dio, doveva quindi amare come ama Dio. E nell'anima spirituale dell'uomo ci sono due facoltà, che sono l'intelligenza e la volontà. E guarda caso, queste due facoltà sono simboleggiate dai due alberi del centro del giardino terrestre, sui quali Dio aveva detto non mangiare di quei due alberi. Mangia di tutti gli alberi, ma quei due lì no. E allora la esegesi, la psicologia ci ha studiato sopra, ma cosa sono questi due alberi? Nel centro del giardino sono le due facoltà dell'uomo, dell'anima umana, che sono l'intelligenza e la volontà. Solo l'uomo può dire io capisco, io voglio. L'albero della conoscenza è l'albero dell'intelligenza, l'albero della vita è l'albero della volontà di vivere. E Dio aveva detto no, attento, che su questi due alberi non tendere la mano per mangiarli per te stesso. Cosa voleva dire? Vuol dire usare l'intelligenza e la volontà per sé stesso. E quando uno usa l'intelligenza per se stesso, i psicologi ci hanno studiato sopra, mi hanno detto semplicemente, quando è superbo, il superio, no? Ah, io comando io, il bene e il male lo decido io, faccio quello che voglio io, non mi interessa degli altri o dell'altro che è Dio. Tutti sotto i miei piedi perché io sono potente, io sono grande, io sono la superbia. Ecco, l'io superbo dell'intelligenza. Questo è il primo peccato originale. E il secondo albero è la volontà. Tutto il mio ego, egoismo, tutto per me, tutto a me, tutte le cose sono mie, e qua chi me le tocca, tutto mio. Questo è il peccato originale. Era mangiare dell'intelligenza per sé, usarla non nel rispetto dell'altro con la maiuscola che è Dio e degli altri che è il prossimo, ma tutto per me, ecco il mio io, superbo il mio ego egoista. Questo è il peccato originale. E questo ha distrutto l'amore. Quando uno vive è superbo ed egoista, non ha più amore di Dio, non è l'amore di Dio. L'amore di Dio insegnava a usare l'intelligenza con umiltà davanti a Dio e al prossimo, e la volontà come
altruismo, non come egoismo, altruismo, generosità per Dio e per il prossimo. Questo è il messaggio che ci ha dato proprio la Genesi, che abbiamo sentito nella prima lettura, che dobbiamo vivere. Facciamo in modo che la nostra intelligenza sia sempre umile, rispettosa di Dio e del prossimo, la nostra volontà sia sempre generosa, altruista verso Dio e verso il prossimo. Allora sì che viviamo veramente d'amore come ce l'ha insegnato Dio. Quindi l'uomo deve essere umile nell'intelligenza, altruista nella volontà, perché possa veramente attuare il progetto di amore di Dio. Sappiamo che non è andata così, perché dalla disobbedienza di Adamo e di Eva poi sono venute tutte le brutte cose che ci sono nel mondo di oggi, anche a livello, diciamo, politico, vedete tutte le guerre, gli inganni, le violenze, le ingiustizie, ecco, a livello sociale, quante cose brutte, tutto perché c'è qualcuno che vuole essere superbo ed egoista. Allora, è chiaro che ha distrutto l'amore, la luce di Dio non c'è più, direbbe Gesù in lui, non c'è più Dio in lui, non c'è più l'amore di Dio. Termino soltanto a ricordarvi un grande santo che è beato Carlo Gnocchi, Don Carlo Gnocchi, era un sacerdote che ha voluto seguire gli alpini quando sono andati nella campagna di Russia e poi hanno dovuto ritornare, la disfatta, ritornare, e lui ha consolato tanti militari che alpini che morivano, gli raccomandavano i suoi figli, ecco, che avevano lasciato a casa, che non avevano più un papà, perché questi militari feriti poi morivano congelati o dalle ferite della battaglia. Ecco, quando è ritornato dalla Russia ha voluto veramente essere un padre di questi alpini e di questi ragazzi che allora si chiamavano i mutilatini di guerra, cioè tanti bambini camminavano e scoppiavano una mina e perdevano una gamba, un piede, un braccio, una cosa, e c'erano tanti bambini che erano in questa situazione di mutilazione per via della guerra, di queste cose qua, di queste mine, eccetera. E allora lui li ha raccolti, ha fatto in modo che dal punto di vista ortopedico potessero essere aiutati, c'è ancora la sua istituzione, e quindi vedete si è dedicato tutto a fare del bene a questi poveri bimbi che avevano queste difficoltà proprio per la guerra e per i suoi alpini che gli erano morti tra le braccia. E diciamo, nell'ultimo momento della sua vita, quando c'era un male che lo stava consumando, ha chiamato il professore, siamo il 28 febbraio del 1966, ha chiamato il professor Galeazzi, gli ha chiesto che cosa poteva dare ancora, pensate. Aveva dato tutta la sua vita per questi bambini mutilati e dice, cosa posso dare ancora? E il professore, non è che si usava molto i trapianti all'epoca, ha detto, ma forse gli occhi, ecco, le cornee, ecco. E allora, dottore, quando io muoio ci sono due bambini miei che hanno bisogno di vedere, perché sono ciechi, impianti le mie cornee in questi due bambini. E ancora oggi ci sono questi due bambini, persone ormai adulte, anziane, che vivono con le cornee di Don Carlo. Quindi l'ultimo dono che poteva fare ha dato anche le cornee dei suoi occhi, perché potessero questi ragazzi vedere qualche cosa nella loro vita. Ecco, quindi vedete come dobbiamo cercare di capire che cos'è l'amore, come è Dio amore, come dobbiamo donarci l'un l'altro, soprattutto nelle nostre famiglie, e poi come dobbiamo sempre vivere con questo spirito di donazione, che questo è il vero amore di Dio, amare e donare, come Dio ci insegna in Gesù e attraverso Gesù, e dobbiamo poi imitarli e vivere anche noi. Faremo veramente un amore che ci fa felici. Ed è morto Don Carlo Gnocchi felice di poter dire ci saranno due bambini miei che vedranno con i miei occhi.